sul nostro tavolo cinese le tre cloche sorpresa per evocare tre temi legati alla famiglia. Scopriamo subito la prima cloche, lo fa Vladimir Luxuria. Vediamo cosa c'è. Una merendina. Una merendina è un modo per suggerire e ricordare quello che ormai è diventato uno slogan, cioè la famiglia del Mulino Bianco, padre, madre, figli, vissero tutti felici e contenti. Mi date la vostra definizione di famiglia? Cos'è famiglia per voi, Luxuria? Per me famiglia è dove c'è amore, dove c'è affetto, dove non c'è silenzio, dove c'è dialogo e dove non c'è violenza. Pillon? Dica che condivide la definizione. Ma tutto quanto ha detto l'onorevole Guadagno ci può essere anche in un convento, ci può essere anche in un'altra realtà. Per la definizione che io preferisco di famiglia è quella che dà la nostra Costituzione, società naturale. Una società naturale fondata tra un rapporto, su un rapporto tra un uomo e una donna che sono naturalmente capaci della generazione dei figli. Mi sembra la definizione che da millenni va avanti e che ci ha permesso di essere qua. Quindi se sera. Sono sterili già non è più famiglia? No, ho detto potenzialmente, non entriamo nel dettaglio. C'è una definizione della nostra Costituzione, si sente tanto parlare di famiglia tradizionale, è una brutta parola, non mi piace, perché le tradizioni cambiano, le tradizioni possono cambiare storicamente, mentre la natura rimane invariata. Famiglia, quindi famiglia naturale, è la parola chiamarla. Più bella. Beh, sì, ma anche senza definizione. Naturale. L'affetto è la cosa più naturale. Ma io voglio molto bene ai miei amici, ma non siamo famiglia. E dico che due uomini o due donne che hanno la fortuna di incontrarsi e di appoggiarsi vicendevolmente, quando qualcuno può ritornare a casa e avere qualcuno a cui raccontare quello che hai passato durante la giornata, indipendentemente dalla tua sessualità, quella è famiglia. È per famiglia. Me, anche formata da due uomini e da due donne, è una famiglia. Non è così, Pillon. Ma due uomini e due donne possono fare quello che vogliono, possono vestirsi da uomini e da donne, possono vestirsi come si pare, possono stare tra di loro come preferiscono e nessuno deve interferire. Semplicemente, però, a mio avviso, non devono. Primo, non è giusto che vadano nelle scuole a insegnare la sessualità ai figli degli altri. Secondo, non è giusto che vadano a comperarsi i bambini con l'utero in affitto. Terzo, non è giusto che facciano passaggi come quelli che purtroppo stiamo sentendo in questi giorni, in cui vanno a insegnare ai bambini nelle scuole: tu puoi essere maschio, puoi essere femmina, puoi essere quel che ti pare. Questo lo ritengo inaccettabile. Voglio chiarire. Dopodiché che ognuno nella sua vita privata faccia come gli pare e se ne assuma le responsabilità. Voglio chiarire che se uno va nelle scuole, per esempio, a contrastare una cosa brutta che io ho vissuto sulla mia pelle, che si chiama bullismo, che sono quei ragazzi che vengono insultati e che spesso perdono la voglia di studiare, se non la voglia di vivere. E una persona spiega ai ragazzi che non sono dei deficienti, i ragazzi di oggi, spiega cos'è l'omosessualità o la transessualità. Non è che emana dei droplets che il ragazzino li respira e mi diventa trans. Quindi, per carità, noi non vogliamo più omosessuali domani, vogliamo meno omofobi domani, magari anche in Parlamento. Anche allora, questa dell'omofobia è un'altra questione sulla quale mi piacerebbe rispondere. Voglio sottoporvi però, a proposito di famiglia ribattezzata da tradizionale naturale da Pilloni, il fatto che dalla Costituzione. Però insomma il cavallo di battaglia del centrodestra è stata la difesa della famiglia tradizionale, si è sempre detto. Io voglio sapere da voi, dopo la vicenda Meloni-Gianbruno, ma non solo ovviamente, sarà più difficile sostenerla politicamente, penso in vista delle prossime europee? Vi aggiungo quello che ha detto Riccardo Maggi di Più Europa: nemmeno loro stessi riescono ad onorarla, la famiglia tradizionale, Luxuria. La famiglia non è uno spot pubblicitario. La famiglia è formata da persone in carne e ossa con le loro complessità, sono realtà plurime e complesse. Io non ho mai voluto usare l'argomento di dire: guardate, proprio loro che ci parlano di famiglia tradizionale magari non sono sposati, magari è successo questo. Io non voglio ricorrere a questi termini, a questi, anche perché è una strumentalizzazione, non voglio abbassarmi così bieca. Quindi voglio semplicemente augurarmi che il governo italiano, la maggioranza, il Parlamento si occupi di tutte le realtà esistenti nel nostro paese, compreso le famiglie arcobaleno. Le più ampie possibile. Sarà un problema politicamente? No, non è un problema. Io ho assistito con disgusto alle strumentalizzazioni che ci sono state sulla vicenda personale del presidente Meloni, che è stata, buttata in mezzo, oltretutto senza nessun rispetto per una bambina che deve poter vivere la sua vita serenamente e senza essere oggetto di questo
tipo di attenzioni mediatiche che inevitabilmente si riflettono sulla sua vita privata, perché una bambina che va a scuola e che sente i compagni che guardano la TV e vedono quelle cose, teniamo conto che è stata lei a pubblicare un post pubblico, sì, con qualcuno ha mandato dei fuori onda, qualcuno ha mandato dei fuori onda, comunque al di là di questo, il problema qua non è quello che succede tra le mura della famiglia di Giorgia Meloni. Qui il problema è un altro, e cioè c'è qualcuno che ha deciso a tavolino di togliere dalla famiglia due elementi fondamentali, che sono la mamma e il papà. Qualcuno che ha deciso che le famiglie possono essere fatte anche senza la mamma oppure senza il papà. Io ho assistito alla trasmissione televisiva che l'onorevole Guadagno ha mandato in onda qualche giorno fa, in cui ha portato anche la sua mamma. Onorevole Guadagno. Mi fa piacere questo. Non è più onorevole, però, si resta sempre onorevoli. No, si resta sempre onorevoli. Con il mio cognome... Anch'io sono onorevole di cui sono orgogliosa, perché credo che non politico, mi può anche chiamare Vladimir Luxuria, non ha uno scompenso alle corde vocali. Io posso utilizzare il cognome come lei usa il cognome nei miei confronti, mi sembra che non ci sia niente di male, pensa che io stia facendo body shaming? No, non credo. Quindi però vorrei poter finire un Guadagno... pensiero, perché sennò è difficile, no? Se tutte le volte vengo interrotto. Riesce a dirlo. Ma Luxuria è un soprannome che lui si dà da solo lui. E che lui ritiene... Perché dice mi risulta lui? Che lei anagraficamente sia un maschio, mi sto quindi sbagliando? Lei... Peccato che non posso ricambiarla, che io non riesco a vedere un uomo in lei, guardi, ma che peccato. Questo sono altrimenti problemi suoi, io invece vedo un uomo in lei, e quindi se lei... Ma io non voglio neanche entrare sul piano personale. Né una donna riesco a vedere per rispetto per lei le donne. Sta facendo... Lei è un cafone, lei sta non è facendo neanche un omofobo, omofobia è un nei cafone. Miei confronti. Per me questa cosa si derubrica in cafonaggine. Quando lei ha finito di insultarmi vorrei completare il mio ragionamento. Io volevo mi ha appena dato del cafone e io dovrei tenermelo e tacere. Abbi rispetto. Ma no, abbi è l'anagrafe che le dà del maschio. È l'anagrafe che le dà del maschio. Poi lei può vestirsi da donna e la cosa non mi turba minimamente. Guardi, faccia quello che vuole. Ma che è lei anagraficamente resta un maschio. Lei ha a disposizione una legge dello Stato che le permette di cambiare sesso. Non l'ha fatto e quindi lei ha deciso di restare maschio. Se lei si sente insultato, vada all'anagrafe e faccia correre. Io non la chiamo al femminile per rispetto per le donne. Mi chiami capisci? Come vuole. Qua noi abbiamo un progetto scientifico che è quello di sostituire l'idea di padre e di madre. Lei vorrebbe andare a competere in una gara femminile? Lei vorrebbe andare in uno spogliatoio femminile? Lei vorrebbe andare in uno spogliatoio dove c'è mia figlia? Lei vorrebbe partecipare? Lei si sente donna e vuole partecipare alle gare femminili? Ma io non faccio sport. Fantastico. Ci sono persone come lei che vogliono partecipare alle gare femminili. Non c'entra niente con questo quello di cui stavamo parlando. Come non c'entra niente? Quindi dice che è una donna, eppure anagraficamente maschio, di che cosa dobbiamo parlare? Una soglia minima di rispetto reciproco. E dove sarebbe la mancanza di rispetto nell'anagrafe? Allora, a darsi del cafone, a rispondere con Guadagno, uomo, all'anagrafe, eccetera. Ma andiamo... è la verità. Pellone, se mi dite che cosa ho detto di non vero... Sarà questa cloche a smorzare i toni. Provi a vedere cosa c'è sotto. Così andiamo a un altro tema. Che è un